Gente, non lo so cosa ho trovato. Questa cosa è bellissima. Ok, salve a tutti, sono Spigio e oggi vi accompagnerò nella caccia ai migliori mostri di tutta la galassia. È tutto iniziato qualche giorno fa. Ero andato a prendere qualche zucchina al supermercato, la mia tipica spesa mensile, e una troupe mi ha notato e mi ha invitato a realizzare questo show sulle migliori razze di creature che potete trovare per tutta la galassia di No Man's Sky. Sta troupe di alieni bastardi mi ha pure rifilato una panda con i razzi con cui mi tocca andare in giro per la galassia. Spero che vi piaccia e spero che vi godiate questa incredibile esperienza. Ovviamente non dimenticate di farmi sapere se questa cosa vi ispira, ma bando alle ciance. Partiamo con la caccia. Oh mio Dio, cos'è quello? Una gigantesca paperella con una pinna! Oh, Miduelevus Duvarar. Wow, che nome spagnoleggiante che c'hai, paperella. È un posto così bello, una paperella sola, sola come te. Ma c'è anche un amichetto super figo, pure lui. Yes, tu finirai la mia collezione delle migliori creature di No Man's Sky. Non temere, bel cicciottone. Tu dovresti essere una sorta di paperella evoluta. Ma che bel petto pronunciato. Ok, non dovrei dire queste cose. Comunque, Mamurium Raplestum. Sembra una malattia venerea. Bel pianeta, complimenti. La caccia agli animali migliori di No Man's Sky è iniziata veramente alla grande. A parte che sono veramente chiapponi. Ma non importa, ok? Non giudicateli. Mangiano tanto gelato perché sono depressi. Cosa vedo lì in fondo? Altre creature super fighe, venite nelle braccine di Espi, che deve mettervi nella sua collezione delle migliori creature. Oh mio Dio, ma avete delle gambe così lunghe e seducenti? Cosa siete, le Belen dello spazio? Oh sì, fatti analizzare tutta Belen, cioè, voglio dire, Rivitonosan Apneumed. Penso che faccia parte dell'Isis, ma non parliamo di queste cose. Abbiamo questi granchi giganteschi con due lunghe zampe sexy. Li abbiamo addomesticati. Ora tu, piccolino, mi seguirai nelle mie avventure in questo epico pianeta, alla ricerca ovviamente di altre creature. Non penso di poterti portare a casa. Vabbè, ti lascio una foto ricordo, ok? E infatti la vita del cacciatore di mostri non può aver tregue. Siamo qui su un nuovo pianeta con nuove creature. Abbiamo appena avvistato questo T-Rex dalla distanza. Un sorto gigantesco dinosauro. Squida Zegumel. Sembra una cantante brasiliana. Ora andremo a palparle le natiche, perché se è veramente brasiliana come sospetto, la samba le avrà rese molto molto sode. È forse uno degli animali più grandi che abbia mai visto fino a questo momento, quindi sono abbastanza gasato. Vieni qua, vediamo di che pasta sei fatto, ah? Stupido bastardo. Ah, lasciami. Ah, fa male, fa male, fa male. Ok, 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 lasciami in pace. Volevo soltanto testare la tua resistenza, la tua sodezza di chiappa. Muori. Sei mortale? Ciccio? Ciccio, ti ho sparato in faccia, ok? Lo so che sei abituato a farti sparare in faccia, ma... Ah, sono altri discorsi. Ah, lasciami, lasciami. Via, 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 via. Ah, beccato le spalle. Ora voglio vedere cosa vai a raccontare ai tuoi amichetti brasiliani. Oh, no, 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 lasciami. Lo so che sei cresciuto nelle favelas, però non è questo il modo di reagire alla mia aggressione. Ovviamente tutto questo è programmato. La troupe mi ha dato big money per uccidere questi animali. Hanno una taglia sulla loro testina brasiliana. E sì, vai giù. Oh yes, dammi tutto il carbonio che è nell'intestino. Oh mio Dio, una scena così triste. Non riesco nemmeno a capire quale sia la tua faccia, quella in basso o quella in alto. Ma lo spettacolo e il panorama sono meravigliosi. Quindi correrò via saltellando come Heidi. Oh mio, ops, qualcuno ha notato qualcosa? No, non ho fatto niente. Ah, fuck. Via, 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 via. Ah, dannazione, ci mancava pure la pula adesso. Stavo per andarmene da questo delizioso pianeta quando tutto ad un tratto mi compaiono degli esseri cornuti bipedi davanti, con una sorta di lisca di pesce infilata fra le natiche. Li chiamerò penofili. Non c'è una ragione particolare per questo nome. Oh mio Dio, ma un'intera famigliola di penofili! Sono così adorabili! Guardate quelle corna che poi si sviluppano e si arricciano con la maturità sessuale o quello che sono! E anche loro hanno un bel petto evidente! Vieni qua a non scappare, piccolino! Una palla luminosa? Cos'è questa cosa? Aspetta che la prendo! Esce! Cosa? Sento rumori strani? C'è qualcuno che ce l'ha con me? Fuck. Ah! Oh, cane robotico! Muori! Stupido cane robotico! Via, 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 via! Forse riusciamo a seminarlo. Corri, Espi, corri, Espi! Oh, perché ti sei imbarcato in questa impresa assurda? Dannazione, stupido cane! Astronave, sei la mia salvezza! Vieni qua, piccola astronave!
Soltanto grazie a te riuscirò a scappare a questi maledetti bruti poliziotti che mi vogliono discriminare e accoppare su questo pianeta soltanto perché sono alieno. Stupidi alienofobi, beccatevi questo. Ok, sono atterrato qua soltanto per un camogli, ma ho trovato un pianeta con altre cose molto molto interessanti, come questa muccalata. Vieni qua, piccola muccalata. No, in realtà non sei proprio alata, ma c'hai dei piccoli pelucchi sulle braccia. Magari non ti depili molto bene. Guardate quanto pucciosa è. Ah, fuck! Ah, mi ha schiaffeggiato! Oh mio Dio, soltanto perché le sto guardando la faccia! Non ti giudico per quello, ti giudico per il tuo carattere, per il tuo essere spontanea, per le battute che fai. Non ti guardo semplicemente quei pucciosissimi occhi e quel bel petto rigonfio. Oh, che bei versi che fai! Posso entrarti dentro? Oh, sì, letteralmente gli sono entrato dentro. Oh, possiamo guardare il mondo dagli occhi di una mucca! Che cacchio siete voi, dei cani cervo? Con le ali? Mio Dio, ma siete adorabili, ci avete... Vi siete pure messi l'ombretto, quello schifo che avete attorno agli occhi, oppure avete subito violenze domestiche, non lo so, comunque siete degli incredibili cagnolini, vi voglio come amichetti, bla 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 bla. Scusa, e tu cosa saresti? Stai lontano, che mi sembri un pelino aggressivo. Non incornarmi, ho già abbastanza corni nella mia vita. Fuck, lasciami! Ok, via, la gente mi vuole male qua, stupida sentinella, fatti da parte! Ci sono i molestatori di questo pianeta che mi stanno inseguendo. Chiama la Pula! E sta penetrando la mia astronave. Non ti ho dato il consenso, nemmeno lei, dannazione. Basta penetrarla, Gesù! Lasciala in pace! Oh mio Dio, se la sta prendendo con la mia astronave. Via! Oh yes, un'altra kill! Poi il cacciatore di mostri che fino adesso ne ha fatti fuori, tipo, uno e mezzo. Però si comunque definisce cacciatore di mostri. Perché fa figo. E perché è così attraente per i mostri che li adesca in maniera incredibile. Tutti i mostri vogliono la sua grossa, lunga, succulenta carne. E dopo le creature aliene con le lunghe gambe sexy, su questo bel pianeta desertico ho trovato gli alieni con le angurie grosse, incastonate la loro testa fatta a forma di luna, non lo so, ce ne sono di vari tipi. Sono bellissimi. Oh mio Dio, tu c'hai l'anguria come te. Oh, hai uno sguardo intelligentissimo. Mi sono innamorato di te, basta, diventerai il mio compagnuccio. Guardate che bellezza che è. È stupendo, ha una testa a forma di anguria, ha un becco super affilato. Basta, tu sarai il mio compagno di viaggio da qui all'infinità. Ok, sembra esserci qualcos'altro in lontananza. Oh mio Dio, sta avvicinando, sta avvicinando. Corri! Ok, e Buges is Judy. Wow, che bellissimo nome, ok? Ora che ti ho detto che è un bellissimo nome, mi puoi lasciare in pace senza massacrarmi di botte? Grazie, benissimo. E questo pianeta non smette di offrire incredibili sorprese. Lì in lontananza vedo qualcosa di abnorme, ma molto, molto interessante. Oh, sì, tu andrai. Tu sarai il top della mia collezione. In questo momento tu sei forse una delle creature più grandi che abbia mai visto. Ma sei stupendo, ma c'hai una grossa gobba da Quasimodo dietro. Mi viene così tanto voglia di accarezzarla e darti qualche pacchetta, qualche coppino. Oh, wow, what the fuck, hai degli zoccoli, hai un manto un po' rosaceo, sembri uscito dal Gay Pride di Londra e ci sono delle navicelle che vi rompono le balle. Ma non importa, perché tu sei veramente una meraviglia della natura. Oh, dammi la zampina. Sei perfetto, ti voglio tanto bene, stupidi uccelli, non guardatelo così, lui è bello a modo suo. gente, no, non lo so cosa ho trovato, questa cosa è bellissima, non penso fino adesso aver trovato delle creazioni che mi fanno così ridere, e il nome di schermo, questa è ritardata, come fai a camminare così? Vai a quattro zampe, stupido! Ma che cacchio di problemi c'hai? Comunque, è tecnicamente un leopardo, pantera, cornuta, che cammina come un ritardato. C'ha le zampine corte, ma è troppo simpatico. Vieni qua. Oh, ma che adorabile! Vieni qua, ora sei amichetto mio. Tu mi segui in quella maniera goffa e andiamo in giro a fare i big money facendo ridere tutte le pollastrelle. Sarà la mia spalla! E tu, stupida pianta, non stuzzicarmi con i tuoi tentacoli, sennò poi lo sai che te ne penti. Non conosci Espi. Non conosci Espi e le sue strane perversioni. Ehi, tu piuttosto, com'è che ti chiami? Rito Saumixarisa. Oh, è un nome così interessante. Sembra una prostituta belga. Fino adesso abbiamo cercato l'infinitamente grande, ma c'è anche l'infinitamente piccolo in No Man's Sky. Come potete notare, c'è questa sorta di... Così noderò, adorabile! È tipo una sorta di uccello che non sa volare, c'ha quelle ali per bellezza perché gli fa figo così rimorchi in discoteca, e c'ha pure le cornina, e c'ha due zampine. È un Cosilicu Guagia. Wow.
Muori, stupido aborto! Tu non puoi vivere in questo mondo così difficile! Oh mio Dio, ma è resistente... Aspetta, forse è morto? Stavo per dire che era resistentissimo, ma... ok. Riposo in pace, piccolo Nicaragua, come cacchio ti chiamavi? Mi sono già dimenticato il tuo nome! Ups! Io non ho fatto niente! Muori, stupida sentinella! Ok, ok, tutto a posto, tutto a posto, nessuno ha visto nulla! È il momento di scappare! Oh mio Dio, oggi sono veramente una calamita per le creature più grandi di No Man's Sky. Sei stupendo anche tu, sei bellissimo piccolo ariete montone gigante. Ma non badiamo soltanto a lui, questo pianeta è pieno di flora e fauna. Veramente sexy. Oh, cos'è? Una sorta di velociraptor bipede, un dinosauro strano. Allo? No, lasciami in pace, ti sto analizzando. Scusa, non stavo cantando in ungherese, era il tuo nome. Itor Isjudg. Wow, siete veramente, veramente delle lepri cornute così interessanti. E infine, godiamoci questo cosino saltellante. Tu cosa saresti? Wow, un soldare Lesum. Benissimo. Tranquillo, guarda, proprio cioè, il nome che ti sta benissimo. Avrei subito detto quel nome pensando a te. Sei pucciosi, sei un elefantino che saltella. Ma non dimentichiamo il re di questo pianeta. Questo essere ariete cornuto con delle spine nell'ano. Che viene sciottato da un singolo raggio della morte. Oh, qua c'è uno più piccolo, deve essere tipo un cucciolo. Oh mio Dio, c'è di nuovo il predatore prima. Corri, Espi, corri! C'è questo pianeta molto ostile. Si è un po' incazzato riguardo alla tua presenza. Stupido velociraptor, muori! Stupido! Yes! È il momento di partire. Mi imbarcherò alla ricerca di nuovi pianeti e nuova fauna da mostrarvi in questi episodi dedicati alla caccia agli esseri più assurdi dell'universo di No Man's Sky. Spero che questa cosa vi sia piaciuta. Non dimenticate di commentare e lasciare almeno 500 mi piace qui sotto per avere un prossimo episodio. E ovviamente non dimenticate di raccontarci le vostre avventure in No Man's Sky, le cose che avete trovato, via dicendo, quello che vi piacerebbe trovare al prossimo episodio. Ciao ciao.